con il numero 18 è Paola Egonu, le schiacciatrici con il numero 14 Elena Pietrini, con il numero 17 Miriam Silla, le centrali con il numero 10 Cristina Chirichella, con il numero 11 Anna Danesi, il libero con il numero 6 Monica Di Gennaro, con Davide Mazzanti, Matteo Bertini e Simone Bendandi ad assistere il nostro tecnico. Ecco il nostro sestetto, Elena Pietrini. Abbiamo parlato tanto di questa giovane, talentuosissima schiacciatrice. Anche ieri 14 punti per Pietrini su 27 palloni, 13 messi a terra. Serbia, che è la nostra bestia nera, ci ha battuto alla finale dei mondiali, ci ha battuto anche agli europei, nel semifinale 2 anni fa, ci ha battuto a Tokyo nei quarti di finale. È il momento di far cambiare la tendenza. Il nostro gruppo ha certamente più prospettiva davanti rispetto a quello serbo, che comincia ad essere avanti con l'età in alcuni dei suoi elementi più rappresentativi, e quindi cominciamo il cambio generazionale con le nostre giovani pronte a dare battaglia, perché non dimentichiamolo, la battaglia oggi è importante esserci, essere presenti sul campo dall'inizio alla fine. Quello che abbiamo fatto, la partecipazione alla finale, è un grandissimo risultato. Adesso perché non provarci? Proviamoci fino in fondo. Serbia che risponde con Maja Ognjenović, numero 10 al palleggio, l'opposta numero 18 Tijana Bošković. Per quanto riguarda il reparto schiacciatrici, c'è una novità per Terzic, che manda subito in campo con il numero 2 Katarina Lazović, il numero 19 è Bojana Milenković. Le centrali, una delle batterie maggiormente di qualità di questa Serbia, con il numero 16 Milena Rajić, con il numero 5 Mina Popović, il libero numero 17 Silvia Popović. Una grandissima formazione, e quest'oggi, come hai detto tu, schierata fin dall'inizio anche la giovanissima Lazović. Per lei una grande prestazione quella di ieri sera, di gran coraggio, messi a segno 11 punti, ottimo il suo ingresso, anche una ricezione molto positiva, perché sono state il 50% di positività, il 45% di perfetta, e ha chiuso col 54% in attacco. E questo spaventoso vuoto che avete sentito, che ha praticamente impedito quasi di sentire quello che Giulia, che è qui accanto a me, stava dicendo, era per l'accoglienza del Palasport a Tijana Bošković. Circa 10.000 persone, direi forse anche qualche cosa in più, al Palasport, alla Stark Arena di Belgrado, con il pubblico compattissimo per sostenere la sua squadra, sempre molto presente per quanto riguarda le partite del girone, poi l'eliminazione diretta, il pubblico di Belgrado, che poi ieri sera ha improvvisamente abbandonato il Palasport dopo la semifinale della Serbia. Poi abbiamo scoperto perché: c'era la maschile impegnata in prima serata e non si sono voluti perdere naturalmente anche l'impegno della maschile. La pallavolo in Serbia è praticamente una religione. Sì, vediamo tantissime bandiere della Serbia e qualcuna anche però della nostra nazionale italiana. Sparuti ma coraggiosissimi alcuni tifosi italiani che partecipano a questo incontro con i pochi biglietti rimasti disponibili per riuscire ad assistere. È un po' le norme anti-Covid che sono piuttosto blande, un po' il fatto che appunto queste partite erano molto attese, sono stati venduti tantissimi biglietti con grande anticipo, e quindi difficile è stato per chi ha deciso all'ultimo momento riuscire ad arrivare alla Stark Arena. È tutto pronto, il pallone nelle mani di Elena Pietrini, comincia la finale degli europei. Buon servizio di Elena, in zona centrale c'è Milenković, il primo attacco è di Mina Popović, 1-0 Serbia. Subito gioca con la sua centrale Popović, e avevamo visto già ieri sera quando non si era appoggiata Ognjenović su Bošković, aveva proprio sfruttato sia Popović che Rajić. Lazović in campo al posto di Buscia, che probabilmente sarebbe stata fatta oggetto del nostro servizio. Paola Egonu intanto piazza un pallone nel cuore della difesa, occhio a Bošković, murata, palla giù, e c'è subito il muro azzurro a fermare l'opposta, la stella di questa nazionale Bošković, perfetto il nostro muro. Rivediamo via intanto qua i timori, via i timori, giochiamo a mente libera e braccio libero. Danesi, la ricezione di Popović, palla al centro per Mina Popović, altro muro, interviene ancora Ognjenović, dietro l'attacco di Lazović, lo controlliamo, l'appoggio di Pietrini, arriva Silla, c'è il muro su di lei, Pietrini ancora, poi Egonu con forza chiede il tocco da parte del muro, tocco che non ci viene assegnato, vediamo se ci
Mazzanti. No, non viene fermato il challenge, ma va benissimo, sono i primissimi punti, è giusto non sprecare proprio adesso il challenge. Lazovic in battuta per la Serbia, che avanti adesso 2-1. Battuta molto tesa, brava Pietrini in ricezione, primo tempo, murata Chirichella da Popovic. No, chiusissima Chirichella, già accostata Popovic, con anche la grande assistenza da parte di Boskovic. Ecco, da questa inquadratura lo rivediamo benissimo. Una palla anche troppo bassa per Cristina. Popovic, che non ha giocato una grandissima semifinale, molto meglio Rasic, la sua compagna di reparto. Battuta profonda, ancora Pietrini, bene in ricezione, Orro nasconde il pallone e Gonu, ci arriva Popovic ma non la può alzare, punto per noi. Molto bene con questa palla per Egonu, da zona 2 mette a segno questa sua diagonale e ora è proprio lei che andrà in battuta, la battuta che sarà assolutamente un fondamentale sul quale dovremo insistere. E anche per questo Terzic ha preferito Lazovic stasera. Bella battuta proprio su Lazovic! Ha pestato Egonu. È arrivata la pestata, peccato Paola, era venuto fuori un ace, ma c'è stata la pestata. E allora Mina Popovic. È entrata proprio tantissimo in campo. Suo servizio molto lungo Pietrini. Orro è costretta ad appoggiare direttamente di là. Attenzione, ci consegniamo il contrattacco. Ancora una volta Popovic va a segno. Peccato perché Elena sta facendo molto bene in ricezione, tenta di spingere il più possibile il pallone a rete. Peccato, siamo state leggermente sfortunate su questo slash in ricezione. Ricordiamo slash, il pallone che va subito di là nell'altro campo quando siamo in ricezione. 5-2 Serbia, riceve Silla, l'alzata di Orro, dietro, entra Egonu e questa volta il punto c'è, pulito. Gamma per Egonu, questo schema interno dalla zona 1 va a segno, niente può la difesa da parte della Serbia. Miriam Silla gioca con una fasciatura alla gamba sinistra, un piccolo incidente per lei che ha imposto l'ingresso per i Gennari nel corso della partita contro l'Olanda. La ricezione di Silvia Popovic e il pallone alto sopra la rete, appostata a Pietrini e si ammutolisce il palazzetto. E questo è quello che dobbiamo fare. Nessun tipo di esultanza. Rivediamo qua lo slash questa volta di Popovic, subito palleggio spinto di Pietrini. Silla flottante verso Popovic, imprecisa la sua ricezione, alzata verso Boskovic che sale, muro a tre che tocca il pallone. Arriva Orro, palla per Egonu che scaraventa il colpo dall'altra parte, la granata scende nel campo serbo. Perfetto il nostro contrattacco, muro triplicato su Boskovic, tocco perfetto, arriva poi Silla e poi l'attacco della nostra Egonu fuori dal muro. Quanto abbiamo bisogno della miglior Paola, della Paola del campionato. Silla. Ricezione di Lazovic, anche in questo caso non perfetta. Allora ancora Boskovic prova a cominciare il suo show, il bagger difensivo di De Gennaro che poi deve appoggiare in bagger dall'altra parte. Lazovic per la sua alzatrice, Ognjenović al centro, la difesa tentata da De Gennaro sull'attacco di Rasic che va a segno. Troppo corta la posizione da parte di De Gennaro su questa difesa, infatti alza subito la mano. Era stato buono comunque il posizionamento del muro, rivediamo qua Chirichella. Tijana Boskovic a fondo campo, una partitona per lei, ha giocato più 15 palloni in più del totale delle sue compagne in attacco. Chirichella, più fast di così. Fast a segno per Cristina Chirichella, ottimo ancora una volta il passaggio in ricezione e poi rivediamo qua la grande giocata da parte di Orro, passa Chirichella sulla parallela. La stessa Cristina dà un'occhiata alla panchina ma Mazzanti non ha indicazione per lei. Sbaglia però la battuta, su questo dobbiamo cercare di essere attenti, limitare il più possibile l'errore pur cercando comunque di mettere in difficoltà la loro ricezione. Accoglie il pallone Bojana Milenkovic, ex di Scandicci, giocherà in Polonia la prossima stagione.
Battuta tesa, bene ancora Pietrini in ricezione. Ollo, Orro, palla in testa ancora per Pietrini. Il muro smorza, entra Gnienovic. Palla in 4, Lazovic. Il muro ancora, tocca un importantissimo pallone. Lo ricostruiamo, Pietrini, ancora il muro. Boškovic, Gnienovic. Palla dietro, ancora Boškovic. C'è un altro muro, c'è un altro muro delle nostre. Attenzione perché stiamo lavorando benissimo su Boškovic. E questo toglie tante sicurezze alla Serbia. Rivediamo qua. Attacco dalla seconda linea dell'opposta. Perfetto il muro da parte di Pietrini. Stiamo lavorando benissimo. Orro in battuta. 7 pari. Lo schema chiamato da Gnienovic. Mentre il pallone tocca il nastro, cade davanti a Lazovic che riesce a recuperare. Boškovic è qui con un gran colpo. Tira fuori le castagne dal fuoco. Qua abbiamo sbagliato, c'è sicuramente un varco nel muro, era un pallone molto alto, lo rivediamo, eccoci qua, passa proprio in mezzo, peccato perché poteva essere un'altra murata. Comunque ci siamo, Rajic, battuta, filo di rete, Silla, bene in ricezione, palla per Pietrini, muro zero, Elena. Funziona alla perfezione questo schema, bravissima Orro, gioco in sovrapposizione, base 7 per Danesi e poi spinge questo pallone in zona 4 per Pietrini, rivediamolo, schema 0 per lei. Schema che funziona, quello con la finta della nostra centrale, Pietrini. Batte verso Popovic, Gnienovic verso Boškovic che non può forzare. Orro può ricostruire, dietro e Gonu, il muro riesce a toccare il pallone, Boškovic lo salva, ma c'è free ball per noi. Arriva l'appoggio di Pietrini, scatta Danesi, il pallone per Gonu, il muro ancora, ma possiamo rigiocare, De Gennaro. Orro va al centro, Danesi graffia il pallone, ricostruzione Serbia, Boškovic come sempre, pallone sulla riga di fondo campo. E questa è una gran palla da parte di Boškovic. Peccato perché Paola ha chiuso tutte e due le volte molto il colpo e ovviamente il muro serbo sa far la differenza. Abbiamo Popovic che salta tantissimo e qua rivediamo l'applauso di Boškovic, chirurgico. Sale l'urlo, Serbia, Serbia, ma ci siamo, siamo presenti in campo. 9-8 per le padrone di casa. La battuta di Gnienovic, riceve Silla. Dai 3 metri, Orro dietro e Gonu spinge imbucando il pallone in mezzo al muro nel cuore dei 3 metri. Ottimo, ottimo questo posizionamento, questo pallonetto da parte di Gonu. Lo rivediamo, spiazza completamente il muro con Lazovic che vola sulla parallela, si apre davvero tantissimo spazio tra lei e la centrale Popovic. Danesi, grandissima prova per lei in semifinale, qui però Popovic ci beffa con una palletta e in buona condizione la ex toscana di Serbia. Peccato, peccato perché qua Gonu è leggermente staccata con la mano destra da rete, pallone che si intacca. Katarina Lazovic, prossima stagione a Monza per questa giovane di grande promesse. Bene Silla in ricezione, palla per Chirichella, non riusciamo a forzare. Occhio Gnienovic al centro ancora per Popovic che stavolta non chiude. Va in assistenza questa volta De Gennaro per Silla, appunto. Sfondato il muro da parte, da parte di Silla. Rivediamo qua questa sua azione, intanto perfetta, ancora una volta questa alzata da parte del nostro libero, scomposto il muro di Popovic. Torniamo in battuta con Egonu, prima un ace per lei vanificato da una pestata, ci riprova Paola con questa grande battuta, e stavolta l'ace, c'è tutto. C'è un grandissimo ace, molto bene, chiuso, un angolo che non riesce a tenere in ricezione, in questo caso il libero Popovic. Ancora Egonu da 9 metri, siamo avanti adesso. Ottima battuta ancora, Lazovic ci mette il bagger che può fare, occhio perché poi si complica la situazione per le serbe. Free ball per noi, De Gennaro lo appoggia sulla testa di Orro, arriva Pietrini da seconda linea. Che schema, questo è gioco. Che schema, perfetta Orro, non dà nessun tipo di riferimento al muro avversario. Rivediamo qua, fast di Chirichella, gamma da parte di Egonu, eventualmente la super in 4 e spunta invece Pietrini con questa over. Ancora Egonu, buona la sua battuta, Gnienovic chiama in causa Milenkovic, il nostro muro tocca il pallone che poi esce. Bel colpo da parte di Milenkovic, questo è davvero un ottimo colpo sulle mani alte del muro. Lo rivediamo qua, va proprio a sfruttare il muro più basso, quello di Orro. C'è Mina Popovic per la battuta per la Serbia, che ci sta inseguendo ora.
Subito il cambio palla, Pietrini per Orro, verso Silla, l'attacco è fuori, parità. Peccato, c'era solamente il muro a uno, in questo caso si poteva sfruttare un po' meglio, rivediamo, c'era solo Boscovic. Stringe tantissimo questo colpo, non c'è un'azione di polso. Inquadrato Zoran Terzic, anche allenatore del Fenerbahce, CT della Serbia dal 2002. Riceve bene ancora Pietrini. Vediamo lo schema, va alla fast. Peccato per questa copertura mancata, si poteva far meglio. Sì, si poteva far qualcosa in più. Questo era un pallone da poter contrattaccare nuovamente. Attenzione al turno di Popovic che ha riportato la Serbia avanti. Tre punti consecutivi per le nostre avversarie. Time out chiamato da Mazzanti. Speriamo che il microfono gli arrivi subito e subito venga aperto per poterlo ascoltare. Troppo lenti ad aprire i microfoni. Sì. In questo caso non riusciamo a capire niente praticamente delle indicazioni da parte di Mazzanti. Questo è il gruppo serbo intorno a Terzic. Siamo 13 a 12 per la squadra di casa che ha messo a segno un piccolo filotto di tre punti. Prima sul cambio palla e poi su due battute da parte di Mina Popovic. Siamo sul pezzo comunque. Forza ragazze. Ancora Popovic in battuta, di là De Gennaro, Pietrini, Silla, pronte per la ricezione. Il fischio di Burkiewicz arriva in questo momento. Pallone molto teso, entra De Gennaro, pallone molto conteso e spinge di più Rasic ai danni di Orro. Si spinge per ultimo. Peccato, peccato per questo break che abbiamo preso, eravamo in vantaggio. Cerchiamo di non demoralizzarci, riprendiamo a giocare come abbiamo fatto, molto bene fino adesso. Popovic, molto lungo, De Gennaro, Orro si arrampica sul pallone, Silla può soltanto appoggiare dall'altra parte, attenzione a Boscovic che sale il pallone, esce e c'è il tocco da parte del nostro muro. Stiamo calando in ricezione. Sì, soprattutto stiamo cercando di mettere la ricezione perfetta a Orro che sta è praticamente impiccata a rete, ovviamente poi le scelte sono limitate per lei, quindi cerchiamo magari di staccarla anche di un metro, di essere anche più prevedibili. Ancora Popovic, questa volta Silla, perfetta alla ricezione e Gonu piega le mani del muro, finalmente, cambio palla. Molto bene, brava Silla, era questo che bisognava fare, staccare leggermente questa ricezione, facile a dirsi, più difficile a farti, ma sono state ottime le nostre ragazze. E poi ha chiuso dalla seconda linea e Gonu sul muro avversario. Silla al servizio, abbiamo due break da recuperare. Battuta che scende nella zona di Lazovic, c'è una slash, Pietrini accorcia. Adesso è invece uno slash per quanto riguarda Lazovic, ne approfitta subito la nostra Elena Pietrini così come era stato in avvio di match. Silla. Battuta che tocca il nastro, ace! Pareggiamo i conti. Miriam Silla. Rivediamo. E questo non è un caso, Marco, perché Silla vuol passare vicino al net, net che tocca e cade. E il time out lo chiama Terzic adesso sul 15 pari. La najgore pallone, opet je ovo, nemoj! Smiri to malo, nemoj te divljati. Palo, bukvalno palo, ne može, prstima priđeš i dodaš kontru. Pašo, Majo, ajde nemojte svaki tu da moram da kukam. Un po' rimproverata Lazovic. Sì, per quella ricezione. Si ritorna in campo. Abbiamo ristabilito la situazione di parità rotta dal turno in battuta precedente da parte di Popovic. E giustamente facevi notare, Giulia, gli errori che dobbiamo limare. Attenzione, altro ace! Il net gioca con noi. Molto bene, molto bene. Bravissima Silla in questa fase, non è un caso, non è solo fortuna. Sta cercando la battuta corta e ci dice bene, ovviamente, col net.
Silla, pallone più alto questa volta, Popovic, palla al centro, è fuori, vediamo cosa dice l'arbitro, no, è in l'attacco di Rašić proprio per un pelo. Sì, in intrarotazione questo attacco da parte di Rašić. E adesso Gmijanović, abbiamo visto, sta giocando Boskovic e il centrale. Centrali un po' più utilizzati rispetto a ieri. Occhio a Boskovic che batte piedi a terra, attenzione alla nostra ricezione. Palla al centro, Rašić questa volta. No, è di nuovo in. Vediamo, io avrei un dubbio, vediamo un po'. Mazzanti ci sta pensando su. A mio avviso è in. Vediamo. La chiamata arriva comunque, c'è comunque primo challenge. Un challenge. Vedremo se saremo stati fortunati. Attenzione alla ricezione che non deve calare. Allora, Boskovic non è la prima volta che la vediamo battere piedi a terra. Sì. Bisogna stare molto attenti perché sta battendo molto fuori dal campo, quindi è una palla che scende tantissimo all'ultimo. E certamente però anche una conseguenza, tanto palla in, della spalla di Boskovic che non credo che sia proprio al 100%. Affaticata dagli altri giorni. Serbia avanti, ma di un solo punto. Possiamo fare il cambio palla subito. Concentrazione, cerchiamo di migliorare la ricezione. Lunga la battuta di Boskovic. Questa volta aveva cambiato. Prima un pallone che era sceso, adesso un pallone lungo su Silla, palla che è out. 17 pari e Chirichella con la sua flottante. Speriamo possa creare qualche problema. Ricezione molto lunga della Serbia su questa battuta. Vediamo. Palla tesa con Milenkovic, poi Boskovic, out il suo attacco. Stavolta non ci sono tocchi, andiamo no, avanti. Fuori questo suo attacco. Attenzione Boskovic, fallosa in questo avvio di match tra murate ed errori. Chirichella ancora. Nella bolgia della Stark Arena. Batte bene, molto teso su Lazovic che va un po' in difficoltà. Boskovic allora diventa la solita soluzione. Un pallonetto telefonato ieri. Peccato, non siamo pronti in difesa. È un pallonetto incrociato, c'era stato un muro a tre proprio su Boskovic. Lo rivediamo qua, aveva partecipato anche Orro. Rimaniamo lunghissimi in difesa. Bojan Milenkovic in battuta, 18 pari. Riceve Pietrini, pallone molto alto, Orro di seconda, alzata dietro per Boskovic, il muro ancora, Boskovic stessa recupera, poi bagger alto per Lazovic, murata in 19-18. Bravissime nel nostro muro, stiamo lavorando davvero alla perfezione, abbiamo trovato fin da subito le misure su Boskovic e adesso anche su Lazovic. Rivediamo qua autrice la nostra Nina Danesi. Stampa Anna. Per lei ieri 17 punti e 6 muri. Orro in battuta, cerchiamo di mantenere lucidità anche nel secondo tocco. Lazovic in ricezione alta, Boskovic arriva, viene murata ma il pallone finisce out. Ha cercato di recuperare la posizione Pietrini dopo che era saltata proprio su Gmijanović. Rivediamo, ovviamente fa fatica poi a essere composta. Milena Rašić, centrale del Vakıfbank, campione di Turchia e vice campione d'Europa. Out, lunghissima questa battuta. Pallone che si spegne lontano, ritorniamo avanti e siamo i primi a varcare quota 20. A toccare quota 20 e a varcarla, speriamo presto. Elena Pietrini in battuta. Vediamo che servizio utilizzerà, se flot o salto spin. Sembra una flottante dalla rincorsa. È piuttosto tesa, bene l'impegno su Popovic, poi il primo tempo dell'altra Popovic. In questo caso appunto vediamo questo attacco dal centro. Eccoci qua, una base 7. Avevamo ipotizzato 10.000 spettatori. Sì, c'era stato detto così. Esatto, il dato ufficiale è 20.560. Ma infatti mi sembrava un po' troppo pochino. Sì. Insomma 10.000 in meno si vedono, sì. Si percepiscono quantomeno. Anche se qua dicono può contenere fino a 25.000, ma con delle strutture che al momento sono ritirate, non sono disponibili per il pubblico. Orro, alzata dietro, Egon. No, allora, su questa palla deve picchiare. In questo caso arriva il muro prima di Lazovic e poi successivamente quello di Popovic.
rivediamo qua, pallone che si ferma quindi nel campo dell'Italia. Paola, sciogliti, lascia andare il braccio. Ognjenović batte lungo, Silla, Orro, ancora dietro per Egonu, suo attacco in diagonale stretta, c'è il salvataggio di Ognjenović, poi Bošković, bene il nostro muro, entra Moki Di Gennaro che alza in sospensione, Egonu spreca spingendo il pallone out. Bisogna fare le cose semplici, cose semplici, stavamo lavorando benissimo e ora ovviamente Mazzanti deve chiamare il time out. Sentiamolo, sperando che stavolta arrivi subito la sua voce. Ci aprono troppo tardi. Risorse sprecate così, certo, è inutile utilizzare telecamere e microfoni per usarli così. Allora, abbiamo fatto un paio di errori, siamo sempre lì. Facciamo gli errori, la Serbia avanti 22-20, ma di un niente. Possiamo giocarcela tranquillamente alla pari. Maja Ognjenović raccoglie il pallone per la ripresa del gioco. 22-20. Non perdiamo fiducia. Servizio Ognjenović corto, Silla bene in ricezione. Paola Egonu questa volta in diagonale, giustamente la tiene calda, Orro cerca di farla entrare nel vivo, sì, del match. Fa bene, fa benissimo a ridarle questo pallone e brava Paola dopo due errori mette finalmente a segno questo punto. Bravissima, con coraggio, è giusto così. È anche una sfida nella sfida tra queste due straordinarie opposte. L'attacco proprio di Bošković, lo tiene Parrocchiale, entrata apposta per rinforzare la seconda linea. Pallonetto di Silla che mette in difficoltà la difesa delle serbe. Milenkovic si rifugia in un pallonetto che non deve cadere. No, avevamo fatto un ottimo lavoro. Si era rifugiata in quel che poteva Ognjenović dalla seconda linea con questo attacco da parte di Milenkovic. Lazović al servizio, 23-21 Serbia. Battuta attesa, bene Parrocchiale in ricezione, dietro Egonu sul 3 metri e spiccioli. E ora sarà Paola Egonu a andare al servizio. Molto bene così. Già un ace per lei, c'è anche un cambio con Malinov al posto di Orro, qualche centimetro in più sotto rete. Sì, esatto, per alzare il muro. Ma confidiamo in Paola che batte benissimo, Popovic riesce a tenerla, l'alzata dietro Bošković, murata, il pallone esce. Esce di pochissimo, è arrivata quella frazione di secondo in ritardo Chirichella, il suo piano di rimbalzo guarda all'esterno, pallone che esce. Ma ci siamo, avevamo toccato anche questa, aveva fatto un passo sull'eventuale 7 di Popovic, ovviamente sono tanti poi i metri da percorrere. Entra Buscia al posto di Milenkovic, anche in questo caso Terzic vuole più centimetri a muro, rimane Malinov per la costruzione dell'azione Italia. Due set point per la Serbia. Mina Popovic, il suo precedente giro ci ha fatto male, facciamo attenzione. Riceve Parrocchiale, palla per Silla, money out, annullato il primo. Bene Silla lavora alto, potente sulle mani del muro, va a scardinare il block della Serbia. Rivediamo qua il suo attacco. Ritorna proprio del muro di Bošković. Milenkovic per la Serbia, ritorna Pietrini in prima linea con Parrocchiale che si è molto ben comportata nel giro dietro. Secondo set ball Serbia. Lo giochiamo sulla battuta di Miriam Silla, la capitana azzurra. E non so quanti fischi. Quanti sono? 20.000? 20.000. Battuta molto lunga, Popovic in ricezione, palla al centro, la prendiamo, Egonu. Palla per Silla che arriva alla seconda linea, sì! Tocca Lazović! E c'è il tocco e andiamo in parità. Brava Silla, grandissimo coraggio da parte sua, tutto braccio. Aveva toccato anche Rašić a muro. Forza, proviamo a girarla sulla battuta di Miriam. Terzic è già arrabbiatissimo. Lo è anche quando si sveglia, credo. Alzata al centro,
riesce Rasic a evitare il muro di Kirkella, peccato perché il pallone era molto vicino alla rete, potevamo forse andarci. Sì, soprattutto non ha fatto tantissima assistenza Malinov, è partita corta ma poi guarda come tenta di aprirsi subito per l'eventuale attacco in quattro e passa così l'attacco di Rasic. Le sta girando tutte lì Rasic, battuta di Boškovic intanto, Silla, Malinov verso Pietrini, attenzione, la Serbia la tiene, Popovic verso, no, è pestata questa di Boškovic. No, non viene chiamata. Allora l'ho vista male io, d'accordo. Non viene chiamato, finisce ai vantaggi Marco questo primo set, ce la possiamo fare, abbiamo tutte le qualità per farcela, rivediamo qua. Ma io molto per, vicina. Io per non sapere, come si dice, né leggere né scrivere, un challenge l'avrei chiamato. Sì, abbiamo fatto un ottimo gioco sulla fase del contrattacco, sulla fase del cambio palla, qualche errore in meno e siamo lì. Serbia che soffre, limiamo gli errori, 26-24 per loro il primo set, ma ci siamo, linea alla pubblicità e poi allo studio. Comincia il secondo set con la battuta di Ognjenović, l'alzata al centro, Danesi, primo punto Italia. Graffiato questo pallone, subito a segno Anna Danesi. E abbiamo visto i numeri del primo set, davvero un set perso sui dettagli e sui quei due errori che ci separano, perché sono stati tre gli errori nostri in attacco contro solo un errore in attacco da parte della Serbia. Pietrini, battuta profonda su Silvia Popovic, poi è Mina Popovic che attacca dal centro, la teniamo, palla dietro per Egonu, il pallonetto controtempo del muro, ci arrivano dietro le serbe, occhio al pallone appoggiato, Danesi, Orro. C'è Silla contro muro 1, sfonda Miriam. E partiamo subito benissimo, 2-0 per le nostre ragazze, per la nostra nazionale. Lasciata muro a 1 contro il muro di Lazovic, rivediamolo. Money out. 2-0 Italia. Peccato, grida vendetta quel 26-24 per i nostri errori e anche, perché no, per non aver provato a chiamare quel challenge sull'ultimo punto di Boškovic. Popovic va sui tre metri, Ognjenović, serve Boškovic, il muro tocca, c'è Orro, c'è De Gennaro che in bagger innesca Silla, il muro è fuori, andiamo. Money out ancora una volta, il muro troppo staccato da parte della Serbia, concede questo block out a Silla, rivediamo quella mano sinistra, braccio sinistro staccato da parte di Popovic. Ancora Elena Pietrini, una delle nostre top scorer assolute di questo europeo. Ancora sui tre metri la ricezione serba. Boškovic, murata, il pallone esce. Peccato, era un grandissimo muro tetto questo da parte delle nostre ragazze. Ma abbiamo ancora una volta toccato a muro e impensierito Boškovic. Era arrivata perfettamente Anna Danesi. Davvero uscito di pochissimo quel block. Lazovic serve verso Pietrini, buona la ricezione, palla per Silla, a segno ancora Miriam. Benissimo Miriam, gira tutto il colpo sulla parallela, aveva solo il muro, tra virgolette solo, di Boškovic. Rivediamo qua, le prende completamente la diagonale, quindi può andare a tutto braccio sulla parallela Miriam. Vediamo Ognjenović ad una mano sola, grande salvataggio a terra di Orro. Ancora Silla, prova il pallonetto interno. Salvano le serbe con Popovic in bagger verso Boškovic, il nostro muro a due. C'è la difesa ancora, chiama il pallone Egonu. Silla molto lontana, può soltanto appoggiare. Ognjenović entra, palla dietro, la solita, per la solita Boškovic. Salviamo ancora, vai Miriam, forzala! Il pallone picchia sulla spalla di Egonu e poi l'arbitro va ad ostacolare. È da rigiocare. Dovrebbe essere da giocare perché palese e contrasto. È vero che l'arbitro fa parte, diciamo, dell'arredamento, ma l'arbitra turca, che già ieri non aveva fatto gran mossa di sé, questa volta rimane lì e ci dà fastidio. Vabbè. Che altro forse era passata internamente, non esternamente dall'asta. Sì, quello è probabile, sì. Orro intanto al centro, Kirikella gira troppo, sì, dai, gli errori. Ovviamente gira alle spalle oltre che a questo colpo in intrarotazione, rivediamo qui, out il suo attacco.
Mina Popovic sbaglia. Manteniamo il break di vantaggio. 5-3 Italia. E Paola Egonu, che deve ancora liberare completamente il suo braccione. Vediamo intanto in battuta. Popovic riesce a trovare un ottimo piano di rimbalzo. Boškovic. Toccata. Sì. Richella questo attacco da parte di Boškovic. E vediamo dalla battuta di Egonu come si sviluppa l'azione, si appoggia alla sua opposta. E ancora una volta lo schema 1, ma anche il 2, il 3 e il 4 della Serbia. Boškovic lunga, via. Torniamo in possesso del pallone con un doppio vantaggio, 6-4 e Silla in battuta. Siamo comunque presentissime. La flottante di Silla scende davanti a Popovic, ad una mano Gnjenović. Non marchiamo abbastanza Rašić, che era una soluzione quasi obbligata. Sì, dobbiamo davvero limitare di più le loro centrali. Li vediamo qua, siamo in netto ritardo col muro. Fa fatica Chirichella proprio a saltare. Lì andrei proprio opzione a sangue, eh? Vediamo, intanto Milenković. Silla, Orro sceglie Pietrini, il muro tocca, pasticciano un po' le serbe, attenzione Boškovic, fuori. Meno male per questo errore, c'era stata un'alzata troppo bassa per Pietrini, che ovviamente aveva cercato di accelerare il colpo, pallone poi toccato dal muro della Serbia e poi l'attacco fuori dalla seconda linea di Boškovic. Chirichella. Battuta attesa su Popovic. Vediamo il tentativo questa volta di Lazovic, che è brava la giovane serba, libera il braccio. Sì, è un'ottima soluzione questa qua da parte di Ognjenović. Davvero fa uscire questa palla a grandissima velocità dalle mani, molto spinta verso la zona 4, verso la sua attaccante che accelera, anticipa il colpo nel varco del muro e trova il campo dell'Italia. Il servizio di Milena Rašić su Pietrini. Il bagger di De Gennaro per servire ancora alla nostra schiacciatrice, che viene murata, e torniamo in parità. È un grandissimo muro da parte di Popovic questo. Questo davvero vale tanto. Guarda come entra e si butta completamente sulla diagonale scelta da parte della nostra attaccante. Intanto vediamo in grafica 7 punti e l'88% in attacco per Rašić. Tantissimo. Orro dietro per Egonu, che stavolta sfonda, prova a metterci l'avambraccio Boškovic. Bene in questa apertura di gioco Orro, che riesce così a mandare. Rivediamo qua, muro a uno, Egonu contro il timido block da parte di Lazovic. Orro. La battuta scende nella zona di Milenković, alzata dietro, Boškovic perde il tempo per lo stacco. Con calma la ricostruzione, Pietrini. Bene, lavoriamo bene su questo appoggio. Giustamente si affida a Pietrini, Orro. Ancora molto bene la finta, dove cade completamente per Popovic sulla finta 7 di Danesi. Orro, ci siamo riprese il più 2 di prima. Battuta sempre a cercare il libero. Popovic che sta reagendo bene, poi qui Ognjenović ci sorprende. Qualche volta Ognjenović tenta queste giocate proprio per non dare assolutamente ritmo. Guarda come è fintato benissimo fino all'ultimo. Alza tutte e due le braccia e all'ultimo secondo va con la mano sinistra. Mina Popovic, scusate, Majo Ognjenović in battuta per la Serbia. Palla dietro e Egonu lascia partire il braccio, dai. Bene questo attacco da parte di Egonu, alto, niente può la difesa di Milenković, che si trovava anche leggermente sulla stessa linea rispetto a Ognjenović, e questo è un errore perché ovviamente è un problema poi di comunicazione, ci si trova sulla stessa linea difensiva. Pietrini, lunga questa volta su Lazovic, l'alzata per Boškovic, il muro tocca, ma anche stavolta la direzione è fuori. Diciamo che diversamente dal block che era uscito sul
primo punto della Serbia. In questo caso viene attaccato altissimo da parte di Bostovic, ovviamente è molto difficile tenere un attacco così potente da parte di Anna Danesi. Lazovic batte lungo su Pietrini, dietro Egonu, block out, ripaghiamo le serve con la stessa moneta. Out questo block della Serbia, out questo muro di Popovic sulla nostra Paola Egonu, rivediamo qua, anzi proprio di Milenkovic. La smorfia di Egonu nello sforzo dell'attacco, intanto Popovic ancora riesce a passare. Ci fanno male le centrali. Sì. Abbiamo trovato davvero un posizionamento buono per limitare gli attacchi di Boskovic, che ovviamente trovano altre soluzioni, così come fa una grande squadra da altri punti di vista, con altre soluzioni, in questo caso dal centro. Tanta gioventù anche oggi al Palasport di Belgrado. L'alzata per Silla, passa ancora bene. Ancora una volta molto bene, soprattutto la finta dei nostri centrali, che così possano mandare a nozze i nostri laterali, come in questo caso Silla, che si ritrova muro a uno. Molto bene gli schemi chiamati da parte di Orro. C'è Gono in battuta. Mi scappa il pallone, che si è lanciato un po' più basso rispetto alle sue consuetudini. Sì. Riesce a fasciar bene questo pallone, a indirizzarlo in campo. Siamo ancora avanti, 12-11. Boskovic in battuta, questa volta sceglie un salto float. Orro, pallone sulla testa, Pietrini praticamente senza muro, riesce Boskovic a toccare il pallone per seconda, è impossibile per il recupero per le serbe. E anche questa è un'ottima soluzione, perché ovviamente non ci sono solo gli attaccanti davanti, eventualmente anche la palla da zona 1 di Egonu, ma spunta il quarto attaccante da zona 6 con quella over, ovvero leggermente una pipe più spostata verso la zona 5, che è la zona vicina dalla seconda linea alla nostra panchina. Silla batte troppo lungo, pallone che si è subito alzato e ha preso una traiettoria verso il fondo del campo. Ma ci siamo sempre lì, sì, e sì, siamo sì, anche sì, in vantaggio. Siamo avanti. Cambio palla che adesso ci sta confortando. Ci riproviamo sulla battuta di Milenkovic. Out anche lei, bene, anche la Serbia. Ogni tanto piazza l'errore nel momento più opportuno. Rientra Danesi in prima linea. Ricordiamo, il libero può giocare soltanto in seconda linea, senza neanche poter battere. Entra al posto del centrale generalmente e poi lascia il posto alla stessa centrale in prima linea. Chirichella, sbagliamo ancora. Forza. Ci diamo continuità, perché la nostra fase break sta andando molto bene. Stiamo toccando tanto a muro, stiamo difendendo. Dobbiamo riuscire a far giocare qualcosa di più anche la Serbia. Rašić. Pallone verso Pietrini. Vediamo Orro, la sua scelta è per Egonu, praticamente senza muro, Paola. Brava Orro, brava Orro. E questo non è un caso, anche questo, che Egonu viene lasciata praticamente muro a zero, perché Orro, prima di alzare, dà un occhio nel campo avversario, vede la grande assistenza da parte sia di Lazovic sia del muro completamente spostato di Popovic. Ribalta tutto dietro per Egonu. In battuta proprio con Alessia Orro. Ognjenović, bella apertura questa verso Boskovic. Peccato per questa mancata difesa. Sì, è un muro leggermente non invadente questo, troppo staccato. Aveva seguito tantissimo Danesi l'eventuale gioco in set da parte di Popovic, ma giustamente, perché le centrali ci stanno facendo male. È rimasta leggermente staccata, non ha potuto contrastare nel modo migliore l'attacco di Boskovic. Riceve De Gennaro. Palla in quattro, Pietrini sbaglia, pallone fuori. La scelta non era male, peccato l'esecuzione. È un pallonetto che esce, pallonetto lungo. Aveva sorpreso anche Ognjenović, che stava piano piano tornando invece verso, si aspettava un eventuale pallonetto più corto. Troppi punti della Serbia, frutto diretto dei nostri errori. Muro intanto su Danesi, si gioca ancora, è buona.
Attenzione adesso alla scelta di Ognjenović, ovviamente su Vošković, difesa, Orro, il bagger, Pietrini sulle mani del muro, brava, con intelligenza, De Gennaro, verso Egonu, il pallonetto a terra, bene, usciamo da una situazione difficile. È un punto che poteva essere a favore della Serbia, con grande pazienza, con le coperture giuste, diventa un punto tutto azzurro, lo rivediamo qua, grandissima. E ricordiamo, Pietrini, anche per chi è rimasto magari un po' indietro con i regolamenti, non segue il volley da un po', adesso il tocco di piede da qualche anno è ammesso. Pietrini, Egonu spinge nel cuore della difesa avversaria. Io vorrei dire però una cosa, io non so ovviamente come nessuno di noi come andrà a finire questa partita, chi la vincerà, ma una è la squadra che sta alternando le sue attaccanti, un'altra gioca esclusivamente in una direzione. Sì, quest'oggi vediamo anche di più coinvolte le centrali, ma ovviamente nel primo set c'è stato 16 palloni per Boscovic, 7 per Popovic e 7 per Rasic e 5 per Popovic, praticamente inesistenti laterali, con 2 palloni per Lazovic e 2 palloni per Milenkovic. Dobbiamo fare più scelte. Cosa che è avvenuta anche ieri, con la differenza appunto che in semifinale addirittura quasi le centrali hanno visto poco il pallone, a parte un po' Rasic. Popovic batte out, lei appunto è stata una di quelle veramente meno impiegate nella giornata di ieri e di conseguenza anche il suo ritmo in attacco ne ha sofferto. C'è un time out Serbia, intanto Terzic non è d'accordo forse con tutti gli errori che le sue ragazze stanno commettendo, vediamo un po' se si arriva, se arriva qualche voce. Izbacujete balone ili izbacujete balone u ovu. Pa kako mislite da pobedite? Ne, daj balo je to. Impressioni che valgono più di mille parole. Sì. L'insoddisfazione di Zoran Terzic. Sgrida proprio le sue giocatrici. E cerchiamo di scavarlo ancora un po' questo solco nel morale delle nostre avversarie e della panchina. Cerchiamo di portare la ricezione più staccata da rete, così Ognjenović non può giocare col centro. Buona battuta di Egonu, esce di un pelo. 18 pari. C'è Boscovic, intanto lo speaker fa partire il Serbia-Serbia, ma c'è anche uno speaker italiano stasera in servizio. E sull'errore di Boscovic, chissà se il buon Roberto Sciannamea, che è anche lo speaker dell'Arena di Monza, oserà far partire un'Italia-Italia, tirandosi dietro 20.000 fischi. Silla. Battuta morbida. Troppo facile. Sì, troppo comoda. Bene però Silla. Attenzione, si gioca ancora. Palla contesa. Orro. Egonu. Va al servizio di Pietrini. Il suo attacco è difeso da Boscovic. L'appoggio sempre perfetto di Mochi, De Gennaro. Ancora Pietrini. Murata. Siamo ferme. Dobbiamo iniziare a spingere in battuta. Stanno ricevendo troppo con la palla in mano e qua vediamo, si butta completamente Ognjenović su Rasic in modo da unire questo blocco. 19 pari. Milenkovic in battuta per una Serbia che fin qui dai 9 metri ha un po' faticato, molti errori. Questa volta il pallone scende verso Pietrini. Orro dietro, arriva Egonu, occhio al muro. Troppo corto questo pallonetto, il nostro muro, il muro della Serbia fa quello che vuole qui. Time out da parte di Mazzanti. Sentiamolo, speriamo. Questi sono i
indicazioni importanti. Attenzione quando la palleggiatrice ha la palla in mano, che stanno giocando in sovrapposto con le centrali, appena si stacca, appena diventa esclamativa, quindi con un appoggio sui 3 metri, la palla va a Boscovic. Queste le indicazioni da parte del secondo coach Bertini. Mentre Mazzanti si è preso da parte Orro. 20-19 Serbia. Battuta verso De Gennaro. Vediamo Orro. La scelta è per Egonu. Pallone in campo. Pareggiamo. Nel cuore del campo dell'Italia. Arriva dalla seconda linea, da zona 6, questo attacco da parte di Egonu. E vediamo la ricezione perfetta. E poi il solo muro da parte di Rasic. Niente può contro l'attacco da parte di Egonu. Alessia Gennari in campo al posto di Cristina Crichella per effettuare il servizio. E magari, perché no, anche per una difesa. La preoccupazione del pubblico di Belgrado in questi 20.000 fischi. Battuta, palla sulla testa di Ognjenović, arriva Boscovic e va a segno in diagonale. Che noia! Ma dobbiamo far qualcosa di più al servizio. Sì. Abbiamo calato la nostra qualità dai 9 metri. Può fare tutto quello che vuole così Ognjenović, ovviamente danesi con la palla in mano, arriva in ritardo. Rasic al servizio per la Serbia, che è avanti di un punto, uno solo. Orro dietro, Egonu con potenza ma di nuovo con scarsa precisione. Pallone che esce, vediamo, viene chiamato un challenge al fuoco del muro. Il challenge che ci manca è quello del 26-24 del primo set. Vediamo se il tocco del muro c'è stato. Non ho guardato la reazione, il body language delle ragazze serbe al momento dell'attacco di Egonu. Speriamo che ci possa essere stato questo tocco, perché ci riporterebbe in parità a quota 21. Altrimenti ovviamente il rischio, come vedete, è quello di scivolare indietro di 2 lunghezze in una fase decisiva di questo secondo set. Abbiamo perso il primo per un'inezia. E adesso siamo ancora lì in partita. Vediamo. No, sembra di no. No. Ripartiamo dal nostro cambio palla sulla battuta di Rasic. Ovviamente prende coraggio il pubblico, prende coraggio la Serbia, che sta soffrendo. Partita molto impegnativa per loro questa sera. Riceve Pietrini. Orro ancora per Pietrini, il tocco da parte di Boscovic, l'attacco morbido con Silla, Orro che alza verso Egonu e poi sbagliano le serbe con Popovic che appoggia direttamente fuori. Non arriva questo contrattacco da parte della Serbia. Bene Paolo Egonu, questa volta si rifugia in una piazzata vincente per lei, che ai danni proprio della Serbia. Aveva provato Boscovic ad allungare quel braccio. Servizio di Orro, bello teso su Lasovic, alzata dietro Boscovic, il muro tocca Silla. Orro per Pietrini che piazza di precisione. Dopo il tocco del muro il pallone si spegne in fondo al campo. Riagganciamo le serbe a quota 22. Bravissima Elena su questo attacco. Rivediamolo, è un colpo di gestione di questo pallone. Non arriva la difesa da parte proprio di Milenkovic. Grandissima la crescita di Pietrini durante quest'estate, soprattutto in questo europeo. Orro riceve Lasovic con precisione, la solita Boscovic, la difesa col pallone toccato da Egonu. Dall'altra parte Massi, un altro pallone a Boscovic che stavolta lo sbaglia, palla fuori, andiamo avanti, 23-22. Che difesa da parte di Silla e che istinto da parte di Egonu nell'azione precedente, 23-22 Italia. Chiamo il time out Terzic, forse per dire diamo il pallone a Boscovic, sentiamo. Mora neko da se, mora neko da se uključi. Mora neko da se uključi. Jebeno, pogotovo pričali smo, kad opuca jednu iz druge linije pa je daš odmah drugu, redovno gubimo poen na tim situacijama. Ajde da to ne radimo. Idemo dalje, servis nije bok na kakav, idemo da dodamo. Ajde.
un time out per richiamare le sue ragazze con la Serbia, che ha subito, lo vediamo dalla grafica, 3 punti consecutivi da parte delle nostre splendide ragazze. Il vulcano islandese prende cittadinanza nel Palasport di Belgrado. Ma adesso on fire ci siamo noi, 23-22, Alessia Orro. Battuta sempre a pizzicare Lazovic, l'alzata ancora per lei, è fuori l'attacco di Lazovic che reclama per un tocco e l'arbitro assegna il punto alla Serbia. Sai una cosa che non mi è piaciuta? Le ragazze serbe si sono girate verso il giudice di linea che a quel punto ha indicato il tocco. E allora ci sta assolutamente la chiamata di challenge da parte dei nostri. È un challenge importantissimo. Fondamentale. Perché porterebbe l'Italia sul set point. Allora seguiamolo in religioso silenzio. Le ragazze italiane sono subito scattate per dire che no, il tocco non c'era stato. Allora, sguardi al cielo verso i maxi schermi, in particolare questo che sovrasta dai 4 lati, posizionato al centro dell'arena. Vedete le nostre ragazze piuttosto serene. Egonu parlotta con De Gennaro. Vediamo se il block touch c'è. Eccolo! Non c'è. No, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. 24-22. È out. 24-22. E ancora Orro in battuta su quella diagonale che ha creato tanti problemi andando sempre a ricevere, a coinvolgere Lazovic con la ricezione esclamativa. Senti che cos'è adesso Belgrado. Dai Alessia. Su Lazovic. L'alzata, ma va. E c'è il burone! E c'è il burone! C'è il burone! 25-22, ci portiamo a casa il secondo set, 1-1. Arriva questo monster block da parte di Anna Danesi. Eccolo qua, chirurgica, si ferma Boskovic dalla seconda linea, siamo 1-1. 25-22 per le nostre ragazze, con forza, con coraggio, con grande resistenza in un ambiente estremamente ostile, riusciamo a chiudere la frazione. Adesso pausa un pochino più lunga, 6 minuti, quindi pubblicità, poi lo studio e poi ci risentiamo per questa grande partita. Finale, primo posto, europei. E invece risponde l'Italia con 11 alzate per Paola Egonu, 7 punti per lei, 8 per Silla e 4 punti per la nostra capitana, 10 per Pietrini con 3 punti e poi meno giocate al centro perché le centrali sono state sfruttate proprio per mandare a nozze le nostre laterali, sempre muro a 1. 1-1 la situazione, primo set che grida vendetta, quel 26esimo punto messo a segno da Boskovic con una più che sospetta pestata dalla seconda linea, ma poi ci siamo riprese. 25-22 secondo parziale, ora si riparte da Orro in battuta, parte un aquilone lontanissimo dalla riga di fondo campo, 1-0 Serbia. E un dato molto importante riguarda il nostro contrattacco, sono stati fatti ben 16 attacchi dopo le difese, siamo al 31% contro invece il 12% della Serbia. Popovic batte lungo su Silla, attenzione perché c'è l'ostacolo, viene fischiato il fallo a Orro, l'invasione aerea, poteva esserci invece il fallo di Popovic. Vediamo Dirazic. Se ci arriva un Dirazic, sì. Vediamo se arriva un replay che non ci viene offerto. Ma perché questa palla battuta da parte di Popovic può sembrare molto facile e quindi tendiamo ancora una volta a spingere come così, spingere. Come in questo caso. Ace di Popovic, attenzione, non facciamolo andare via subito, 3-0, poi diventa faticosa. Sì, è come il nostro inizio di secondo set dove siamo partite benissimo col 3-0 e adesso siamo a parti invertite. Ancora Mina Popovic. Riceve Silla. Palla dietro per Egonu e il suo pallone lo schianta a terra Paola. Benissimo, benissimo questo attacco da parte di Egonu. Bene Orro con questa scelta. Arriva Paola dalla prima linea, va altissima sopra il muro di Milenkovic. Lo rivediamo qua, sceglie l'angolone di zona 1.
Pietrini batte verso Popovic, la sua ricezione, palla al centro, rapidissima qui Rašić. Stiamo battendo troppo facile, è difficile per le nostre centrali, ovviamente in questo caso c'è solo da fare un'opzione, rivediamo qua, perché è troppo veloce il braccio proprio di Rašić. Ricordiamo, l'opzione significa saltare insieme all'attaccante. Ricezione di Pietrini, palla al centro, è proprio l'opzione, è quella che ha scelto Rašić saltando insieme a Danesi. Sì, soprattutto una palla molto bassa questa, non aveva vie di fuga Anna Danesi. Dobbiamo ancora iniziare questo terzo set. Battuta attesa. Pietrini in ricezione e Gonu, il muro tocca ma il pallone non è recuperabile. Tocca questa palla il muro della Serbia, pallone che schizza via. Lo rivediamo, buona la ricezione, esclamativa, ovvero sui tre metri da parte di Pietrini. E poi viene sfruttata la mano destra di Rašić dai Gonu. Danesi, sempre su Popovic, l'appoggio di Rašić, c'è il muro, poi si salvano le serbe in qualche modo. Attenzione, proviamo a chiuderla con Egonu, ci riusciamo. Una fortuna incredibile in quel caso da parte della Serbia. Un muro importante da parte dell'Italia, ma comunque ci rifacciamo con questo attacco poderoso da parte di Egonu, ancora una volta sopra il muro. Recuperiamo un break, siamo sotto di 2 punti, 3-5. Intanto una bandiera anche dell'Italia. Ogni tanto, sperse. Occhio a questa giocata, Pietrini, peccato, non siamo pronte. No, peccato perché c'era stato un tocco sì. del muro e si è spiazzato completamente in difesa. Aveva fatto un ottimo lavoro in questo caso Chirichella, un ottimo lavoro. Qua c'è un'incomprensione Pietrini, proprio tra Danesi e Pietrini. Era già sbilanciata per andare a terra sul pallonetto e la deviazione l'ha messa fuori causa. Milenkovic riceve proprio Pietrini. Orro verso Silla, grande salvataggio in fondo al campo di Milenkovic. Vediamo Lazovic molto lontana da rete, difende Di Gennaro. Orro per Pietrini, attenzione al muro. Che non riesce in questa copertura Di Gennaro. Stiamo facendo scappare troppo la Serbia. Con una squadra così ovviamente è difficile riuscire a prenderla nuovamente. Stanno facendo molto bene loro adesso nella fase del loro break point. Milenkovic in battuta. Nastro, attenzione, deve intervenire Chirichella. Quell'alzata per Egonu. Fuori. Sì. Vediamo, Silla dice qualcosa ai suoi compagni, ma credo che ormai siamo anche oltre gli 8 secondi per un'eventuale chiamata. Ancora Milenkovic. Riceve Pietrini sui 3 metri, Orro verso Silla, il muro e il pallone fuori. Forza. Pallone out. Giocato molto bene, potente sulle mani di Silla. Rivediamolo. Cambio per l'Italia, entra Malinov al posto di Orro. ...8-4 Serbia, ma abbiamo Egonu in battuta, buona battuta forte, Popovic la tiene, Lazovic attacca, viene murata, Popovic male sull'appoggio, possiamo ricostruire, Malinov verso Silla, ottima diagonale verso posto 6. Scorre troppo il muro di Ognjenović, si apre questo varco del muro tra lei e Rašić. Rivediamo intanto benissimo questo muro di Chirichella e poi l'attacco da parte di Silla. Troppo sull'asta questo muro della palleggiatrice serba. Egonu con forza, Popovic in difficoltà, qui c'è una doppia grossa come una casa, l'appoggio dall'altra parte. De Gennaro, Malinov, dietro, arriva ancora Egonu, il muro frena. Ognjenović dietro per Bošković che passa. Si apre troppo Chirichella, si apre troppo, ovviamente passa questo attacco sulla diagonale. Una chiamata di doppia che doveva essere fatta su quell'alzata da parte di Milenkovic. Milena Rašić, non riusciamo ad accorciare adesso sulla Serbia che conduce di 4.
Out però la battuta di Rašić, quindi conquistiamo il sesto punto e andiamo in battuta con Miriam Silla alla ricerca dei break necessari per riacciuffare le nostre avversarie. Appunto si arrabbia tantissimo, sì. Terzic con Rašić. Ma Rašić le risponde, eh? Sì. Silla, no! Una brutta battuta. Sì. Quindi le nostre avversarie salgono a quota 10 con Ognjenović che si prepara a servire per la Serbia. Verso Pietrini, non benissimo la ricezione, l'aggiustiamo però con l'attacco di Egonu, brava Malinov. Miracolo da parte sia di Malinov ma soprattutto da parte della nostra Paola Egonu. Qua senza paura, tira tutto braccio. Rivediamo un colpo altissimo, imprevedibile da parte della difesa poi. Chirichella, lungo, sbagliamo troppo ancora. Sbagliamo ancora troppo, non riusciamo a aggiustare la situazione da questo punto di vista. Lazović, avete visto appena due punti per lei, anche l'errore in battuta, bande pochissimo utilizzate da Ognjenović in questa partita. 11-8, Lia Malinov dentro per il servizio, adesso c'è lei, batte bene, un buon pallone che scende davanti a Lazović. Palla per Milenković, va sulla parallela, out. La sbaglia, recuperiamo un break. Parallela lasciata da parte del nostro muro e parallela tirata fuori da parte di Milenković. È incredibile come nel secondo set questa giocatrice non abbia attaccato un pallone. Malinov piazza di nuovo bene addosso a Lazović, dal centro il muro a fermare Mina Popović, meno uno. Ma vediamo che cosa abbiamo fatto, una grandissima assistenza, lo rivediamo qua, guarda quanto va a stringere anche Egonu praticamente in zona 3, ci aspettavamo questa giocata al centro. Ancora Malinov. Batte questa volta su Popović, palla al centro, la difesa di De Gennaro, non ci arriviamo, peccato il punto di Mina Popović. C'eravamo soprattutto con il muro, c'era l'assistenza di Egonu, perfetta davanti, lo rivediamo qua, guarda quanto parte stretta, accelera e anticipa sulla diagonale a tutto braccio. Bisogna riconoscere questo ottimo attacco da parte della centrale serba. Mina Popović. Vediamo la scelta di Malinov che va su Pietrini, muro, non si volta in tempo e non trova il pallone Bošković. Sì, scompostissima Rašić. E qua rivediamo dare innanzitutto l'attacco e poi dà indicazioni al muro. Terzic a Bošković, ma è in grave ritardo, mette male le mani proprio Rašić. Pietrini. La sua battuta va a cercare Popović, è una slash, non ne approfittiamo, attenzione alla rigiocata delle serbe, Milenković salva Pietrini, Malinov dietro Egonu, il muro raccoglie Silla, alzata ancora per Egonu che questa volta sceglie una palla spinta verso il cuore della difesa che però copre, possiamo riprovare, scatta Danesi, palla invece ancora per Egonu che parte secondo me con un leggero anticipo su una palla che le rimane dietro le spalle e poi muriamo Bošković. Meno male perché non abbiamo sfruttato due contrattacchi ottimi. Sì, questo era un grosso pericolo, questo attacco, ovviamente questo contrattacco della Serbia. Molto bene il nostro muro, stiamo lavorando davvero perfettamente. Guarda che posizionamento del muro da parte di Silla, non a scampo Bošković, siamo in parità. Siamo in parità finalmente, dopo una partenza faticosa c'è un time out di Terzic. Isto ovo sad paralela je otvorena više od 2 metra i dalje je neka sredina terena. Napad sa krajeva nema.
comunque, Marco, da sottolineare, perché eravamo 8 a 3 per la Serbia, quindi questo ci deve far capire le grandi potenzialità che abbiamo, perché abbiamo ricucito uno svantaggio davvero pesante contro una formazione importante come quella della Serbia. Hai visto il dato degli errori? Sono di più per noi, ma di due, non tantissimo, 17 a 15. Batte Pietrini, ace, con Lazovic che si fa piegare le dita. E attenzione, perché Terzic adesso manda in campo Buscia, proprio al posto di Lazovic. Buscia è sempre stata titolare, poi ieri ha fatto una grande prestazione Lazovic proprio per i problemi in ricezione. E la battuta comunque dovrà essere indirizzata proprio su Buscia, visto le grandi problematiche della schiacciatrice in ricezione. Pietrini ancora su Lazovic, diventa una slash, palla che torna quindi nel nostro campo, il muro sudanese, il pallone esce. No, l'arbitro dice in. Vediamo peccato. Un po' cosa ne pensano le ragazze. Sì, non c'è contestazione. Peccato, peccato. Davvero, davvero, grande occasione. Comunque una grande fase in battuta da parte di Pietrini. Qua rivediamo, si butta completamente Rasic. E vediamo ora Boskovic alla battuta. E Gonu altissima, dentro i tre metri. Che palla da parte di Paola e Gonu. Davvero incredibile. Completamente, praticamente sui due metri questo suo attacco. Rivediamolo. Servizio teso in! Ha atteso un attimo ad esultare Pietrini, che era al centro del campo. La battuta vincente di Danesi ci riporta avanti. Sorpasso e più due soprattutto. La ricezione di Buscia. E qui sassata davvero da parte di Boskovic. E questo non puoi dire niente. No. Questo devi assolutamente... È un gran colpo e basta. Riconoscere il potenziale di questa ragazza, perché da zona 1, dalla seconda linea, andare ad attaccare praticamente dentro i tre metri quasi questo attacco dalla seconda linea. Ecco la Tijana Boskovic in una curiosa espressione. Malinov dietro e Gonu completamente sopra, interna completamente sopra, anche uno spazio del muro tra Rasic e Buscia. Rivediamolo dalla battuta. Ridi e scherza, siamo a più due dopo la brutta partenza di questo set. E Gonu fa esplodere il pallone addosso a Milenkovic. Ancora Boskovic, sbaglia il pallonetto col pallone che le rimane incollato alla mano. Non voglio dire niente. Diciamo solo che stiamo andando bene, che stiamo facendo le cose che dobbiamo fare e che dall'altra parte qualche sbaglione arriva. E Gonu. Rivediamo il pallonetto troppo corto, ma torniamo in diretta perché Gonu tira una sassata ancora nei confronti della recessione avversaria. Il muro su Buscia! Il muro su Buscia! Cristina Anacrichella! Ho i brividi, Marco, perché stiamo facendo qualcosa di incredibile dopo davvero una partenza pessima. Altro time out per Terzic. Le sue urla sovrasteranno. Indicazione alle sue ragazze da parte di Terzic, davvero un momento molto complicato per la Serbia, sotto di 4 punti. Dobbiamo mantenere questo vantaggio. Abbiamo ricucito davvero un parziale incredibile e questo fa capire quante potenziali che possiamo fare. 18-14 Italia e Paola Gonu a 9 metri. Battuta forte fuori, peccato. Ma continuiamo a metterle sotto pressione. Ora cambio palla immediato. Conduciamo di 3 e siamo a 18. Milena Rasic a fondo campo. C'è Malinov in prima linea. Ricezione di Silla, andiamo sui tre metri, palla per Chirichella per una fase molto ampia. Invasione! Sì, invasione del muro, Buscia credo.
Invasione, sì. Buscia. Bene così. Un bel regalo per la nostra nazionale. Affondiamo il colpo. C'è la Serbia in difficoltà. Ecco l'invasione di Buscia. Dobbiamo adesso essere ciniche. Silla, battuta corta, ci arriva Buscia, alzata al centro, Popovic murata, il pallone finisce fuori, peccato, ma le misure ci sono, le misure ci sono. Siamo sempre lì, mettiamo pressione, qua rivediamo, era l'unica uscita insieme a quella eventualmente dalla seconda linea, visto la ricezione troppo corta da parte di Buscia e quindi era fuori dall'attacco. Maja Ognjenović in battuta. Pallone molto teso, brava Silla, lo tiene alla grande, fast, Cristina Crichella, ma quanto fast sei! Bellissimo questo schema e che lavoro che sta facendo Silla in ricezione. Una ricezione che nel secondo set è stata al 72 la positiva e al 72 la perfetta. Cambio in battuta, proprio Crichella lascia il passo ad Alessia Gennari. Speriamo tiri fuori qualcosina di più rispetto al cambio precedente nel set numero 2. Per impegnare un po' di più la ricezione serba che può andare in sofferenza, lo abbiamo visto e già dimostrato. 20-16 per noi. Batte bene Alessia, il pallone su Buscia, deve correre Ognjenović. Boškovic, ancora una volta. E questa lei... gliela lasciamo tirare. È sopra il muro, parallela interna. Questo è un colpo come c'è stato quello precedente che glielo concediamo. Stiamo lavorando benissimo, completamente sopra. Controcambio con Gennari che lascia il campo a Chirichella, la quale a sua volta poi lascia il posto a De Gennaro per il giro di seconda linea del libero, del quale abbiamo già parlato. Riceve Silla, attenzione, palla molto alta, bravissima. Brava Lia! Bravissima Spinge Malinov. La grande. Bravissima Malinov. 21-17. Ottimo, spinge per ultimo, è convinta. Rivediamolo, questo contrasto a rete con Popovic, alla meglio la nostra alzatrice. E non con un a caso, perché Popovic ha grandissima esperienza. Malinov anche in battuta, pallone che spiove su Buscia. Alzata al centro, va molto alta Popovic, ma la copriamo. Malinov verso Pietrini, pallonetto, attenzione, queste pallette corte. Di là Silla, dai, sul muro adesso, a terra tutta in difesa, male questo appoggio, punto per noi, Pietrini sfrutta l'errore della serve. E ora Boškovic sta chiamando i quattro tocchi, ma quattro tocchi ma che non ci sono stati. Ma di chi? Tu l'hai toccata Giulia? Io no. Neanch'io. Io no, siamo molto lontani e siamo soprattutto al 22esimo punto per l'Italia contro i 17 della Serbia. Con 5 di vantaggio. Malinov. Altro buon servizio su Popovic, attenzione Ognjenović dietro, l'antenna, palla l'antenna sul colpo di Boškovic, punto Italia numero 23. E questo Marco vuol dire tanta confusione, perché Boškovic era stata lasciata praticamente quasi muro a zero e ha cercato un colpo sull'asta poi. Push, spingere, 23-17. Buscia in ricezione. Palla al centro, le manone di Anna c'erano, filtra però il pallone di Popovic. Va bene così, gli abbiamo fatto fare questo cambio palla con la centrale, con Popovic, e ora tocca a noi fare il nostro. Rivediamolo, staccato da rete, prende la zona 1 mentre Popovic gira tutto in zona 5. Mina Popovic in battuta. Riceve De Gennaro perfettamente, palla dietro e Egonu piazza un pallone che non cade, la risposta delle serbe, la difesa di De Gennaro alzata per Pietrini, a tutto braccio Elena, set point Italia 24 per portarsi sul 2-1. Rivediamo intanto la grande difesa del nostro libero e poi l'attacco in mezzo alle mani del muro di Rasic. Elena Pietrini esulta, Mazzanti, abbiamo 6 set point per portarci in vantaggio. Buona battuta di Elena su Buscia. Milenkovic viene chiamato in il suo attacco, Mazzanti si volta verso la sua panchina, tutto ok, e infatti anche Danesi va a confermare che il pallone è in campo. Entra Parrocchiale in seconda linea al posto di Pietrini. Concetto cambio col nostro secondo libero che veste la maglia da giocatrice
tra virgolette normale, cioè, passateci il termine, da schiacciatrice, per poter entrare al fianco del libero, perché non più di un libero può essere schierato alla volta. La battuta di Boškovič, ricezione ad una mano lì all'attacco di Miriam Silla, 25-19, ci portiamo in vantaggio, Giulia. 2-1, chi l'avrebbe mai detto dopo quell'8-3 iniziale, riusciamo a vincere anche questo set, anche con diversi punti di vantaggio, perché sono 25-19. E io non riesco a non pensare a quel challenge che non abbiamo chiamato alla fine. Ma va bene così, Marco, va benissimo, 2-1. Va benissimo, conduciamo 2-7-1 in Serbia, in casa loro, la finale degli europei. Pubblicità, studio e poi ancora qui per queste emozioni straordinarie. Pronti, pronti a vivere queste grandissime emozioni. 2-1 Italia. Abbiamo adesso la possibilità di giocare con serenità, come abbiamo fatto nei set precedenti, e continuare a tenere testa a questa Serbia, che sarà la prima a battere con Ognjenović. Pallone molto teso, bene Silla in ricezione, palla dietro e Gonu, il bagger difensivo, deve entrare Silvia Popovic per Boškovič. Murata ancora una volta, 1-0 Italia. Che difesa che aveva fatto Buscia, ma poi arriva il nostro Monster Block ancora una volta. Stasera davvero difficile la serata per Boškovič. E vediamo i numeri, Marco. Alcuni, Giulia, poi andiamo in diretta. 6 palloni, completamente differente l'andamento e la distribuzione, molto più omogenea da parte di Ognjenović. Vediamo intanto Ognjenović che serve in banda il pallone verso Boškovič, che ci riprova piazzando soltanto di qua. Malinov, De Gennaro e Gonu! Ancora un punto da parte delle nostre azzurre, perfetta l'alzata di Moki De Gennaro per Egonu. Giulia, pillole di volta in volta, mano a mano, tra un pallone e l'altro. Sì, quello che proprio spicca all'occhio è completamente il cambio della distribuzione di Ognjenović, che sta utilizzando di più le altre giocatrici a sua disposizione. Battuta intanto di Pietrini su Buscia, confermata in campo, gran difesa di Moki De Gennaro, il bagger di Malinov, Silla carica il colpo, il muro, il pallone che ricade nel nostro campo. Si era leggermente sotto il pallone, in questo caso Silla. Lo rivediamo. Una palla un po' staccata, non prende troppa rincorsa, è già sui 3 metri. Bojana Milenković. Siamo 2-1 avanti, possiamo provare a giocare il cambio palla con Pietrini in ricezione. Malinov dietro e Gonu spinge, va nel panico la difesa delle serbe. Appoggiamo con Moki. Malinov, Silla, in mezzo ai piedi di Silvia Popovic. Sì, ancora una volta che non viene chiamato il fallo di doppia Milenković, perché c'era tutto quel fallo, ma ancora una volta va a segno Silla. Dobbiamo faticare di più e lo facciamo. Tutto quello che serve lo faremo. Danesi. Diana, oltre un muro divino è anche il servizio che può creare problemi, infatti Buscia, palla alta e qui il fallo è di Ognjenović, lo stesso fallo fischiato prima Orro, quindi Maja, mi spiace, lascia tranquillo Burkiewicz. Sì, va subito a colloquio, vediamo se riusciamo a rivedere da un replay, e va bene così, 4-1 Italia. Così. Perzic prova a incoraggiare questa volta le sue ragazze, battendo le mani. Bene ancora Buscia, molto lontano Ognjenović. Palla su Boškovič, il muro, Popovic ci arriva con l'ultimo centimetro di dito, ma un altro muro delle nostre, ancora a fermare Boškovič. Ancora una volta, e questi sono segnali, Boškovič stasera in grossa difficoltà. Time out chiamato dalla Serbia, che è sotto 5-1 e 2-7-1. Pucamo tempo napad, nema u zonu Petra Libera, nego dugačku preko tamo. Ove lopte po prstima visoko, pa pogrešimo. Mora rizičnije da si. Ajde, rizik, isti nam je džavo, da li ćemo izgubiti 25-15 ili 25-20. Ajde, ajde, ajde! Ajde. Ajde.
Sai una cosa che ho visto che mi è piaciuta tantissimo? Parrocchiale fermatasi a parlare con danesi e l'ha fatto cenno tipo occhio. Non sa cosa si riferisce naturalmente, ma questo le ha detto. Ma Ognjanović è quel tipo di palleggiatore che anche se si trova in seconda linea, comunque piedi a terra, può spiazzare con eventualmente un pallonetto. Oh, stavolta il nastro ci tradisce, il pallone rimbalza sulla battuta di danesi e rimane nel nostro campo. 5-2, mandiamo serene sul cambio palla, serene sul cambio palla. Pronte adesso sul servizio di Mina Popovic, che scende pericolosamente, brava Elena Pietrini, palla per Silla, il suo attacco toccato dal muro, non ci arriva Ognjanović. Brava Silla sulle mani alte del muro, altissimo il suo colpo, si trovava davanti Boskovic in coppia con Rasic, un muro davvero, davvero altissimo, sfruttato perfettamente da parte della nostra schiacciatrice. Che si piega a libro per colpire questo pallone. Egonu, gran servizio, Mina, Silvia Popovic deve fare gli straordinari, palla ancora per Pietrini, giochiamo divinamente adesso. E arriva questo attacco dalla seconda linea contro il muro a tre della Serbia, rivediamo tutta l'azione, c'è l'assistenza, c'è troppo spazio tra Buscia e Rasic, passa Pietrini. Allarghiamo questi spazi. Paola Egonu, occhio alla slash, Miriam Silla, Miriam Silla, 8-2. Non voglio guardare il punteggio. Brava, brava, mi sembra un'idea saggia, anche perché le emozioni potrebbero sopraffarci. Paola Egonu. Ah, è fuori, ah, va bene, dai, 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 dai. Ricominciamo dal cambio palla. 3 Serbia, 8 Italia e i set dicono 1 Serbia, 2 Italia. Tijana Boskovic, vediamo che tipo di battuta sceglierà, salto float su Silla che riceve Malinov, arriva ancora lei, Paola Egonu, e comincia a calare un gelido silenzio sul palazzetto di Belgrado. E arriva con questo schema, con questa palla più interna, lo schema gamma in coppia, in combinazione con la fasta di Kirikella. Rivediamo qua, non un buon posizionamento del muro di Rasic, Egonu che tira praticamente in mezzo al campo. Silla, pallone morbido, corto, la palla dal centro di Milena Rasic, sempre una garanzia per la Serbia, questa grande giocatrice. In questo caso colpo alto da parte di Rasic contro il nostro muro. Rivediamo, c'è l'assistenza di Malinov. Silla era leggermente proprio in mezzo a quel varco del muro che poi si è andato ad unire. Buscia confermata in campo al posto di Lazovic anche in questo set. Malinov su ricezione perfetta, serve Pietrini, attenzione alla giocata dietro verso Boskovic, ancora una volta fermata, quanta fatica Boskovic stasera. Una gran fatica, 6 alzate per lei nel set precedente, 3 punti ma ci sono 2 errori e una murata, quindi un'efficienza pari a 0. Continuiamo così. Kirikella. Buon servizio, Popovic spinge sui 3 metri, Ognjanović, l'attacco di Milenkovic, il nostro muro col pallone che scende vicino alla riga ma fuori, però attenzione perché forse la chiamata di challenge ci sta. Vediamo, perché è il muro di Malinov coinvolto in coppia con quello di Danesi. Sì. Vediamo il pallone, cade, purtroppo non si perdiamo. Vede cadere, non si vede cadere. Allora aspettiamo perché la chiamata di challenge c'è stata. Guarda un po', 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 è in, andiamo avanti ancora, andiamo avanti ancora. Kirikella torna in battuta, punteggio quindi da aggiornare, 11-4 e non 10-5, come sta segnando il maxi schermo, ora corretto, all'Arena di Belgrado.
Chirichella, gran pallone! Ognjenović lo tiene su in qualche modo, ma Boškovic può solo appoggiare in bagher. Ricostruzione. Pietrini, che difesa buscia. Ognjenović allora alle sue spalle per l'attacco dal centro di Rasic, poi fermata Malinov, ma possiamo rigiocare. Paolo Egonu, palla un po' bassa, giustamente non la forza. Poi allora dal centro Rasic difende Egonu, palla dietro ancora. Paola! Paola! Paola a segno in diagonale, 12-4. Marco, non credimi, voglio vedere questo punteggio. Hai ragione, cerchiamo di dimenticare. Tanto è lì, lo vedono a casa. Perché, anche perché ho paura... per chi ci sta seguendo per la prima volta, davvero questa è la bestia nera dell'Italia, la Serbia. La paura di svegliarsi e scoprire che bisogna andare a fare colazione per prepararsi per venire al palazzetto sarebbe troppo dura. Time out Terzic. Alo, ekipa. Kad se pobeđuje, kad se gubi, kad se igra dobro, kad se igra loše, ekipa. Vi ste meni najbolji na svetu, koji jebe. Ajde, idemo da odigramo do kraja. Curioso come Terzic sia molto teso nei time out quando il punteggio è abbastanza equilibrato, quando invece in netto vantaggio o netto svantaggio no, sia molto più rilassato, anche in netto svantaggio. Questo è un grande svantaggio, 12-4. Non hai detto che non guardavi più il punteggio? Hai ragione. Dai Kiri! Buona battuta! Buona anche la ricezione, Ognjenović, riusciamo a salvarci, pallone ancora vivo, l'appoggio di Buscia, Ognjenović verso Milenković, il salvataggio di Silla, e fanno fatica le serbe a metterla giù, ancora muro, Danesi, ci prova anche Malinov, la tiene qui, Milenković, poi l'attacco da parte di Boškovic, murata ancora una volta col pallone che esce stavolta. Ci siamo, stiamo mettendo una pressione agli attacchi della Serbia incredibile, stiamo prendendo tutto, rivediamo anche questo, dal pallonetto all'attacco di Milenković, a quello di Rasic. Rivediamo la conclusione di questa azione con la gioia di Boškovic che si rende conto delle sue difficoltà di stasera. Rasic. Battuta out direttamente. Pressione al top per la formazione serba. Un altro punticino. Si prepara Lija Malinov. Al salto Lija, profonda. Alzata il muro, ancora a fermare Popovic. Anna Danesi mette l'ennesimo timbro. Quello che non stiamo facendo a muro. Qua arriva anche il murone da parte della nostra Anna Danesi a fermare Popovic. Ognjenović non sa più a chi dare questo pallone. Muroni su Boškovic e muri anche sul centro adesso. Malinov. La battuta su Milenković, precisa. Occhio a Boškovic. La difesa di Mazzanti purtroppo non vale. Ci prova anche lui. Ma va bene così. Si sblocca la Serbia con questo attacco dalla seconda linea da parte di Boškovic. Lasciamole bloccate ancora un po', dai. In battuta la formazione di casa. Maja, Ognjenović. Sbaglia anche Maja. Dalla giocatrice di maggiore esperienza di questo gruppo, questo errore dice qualcosa. Elena Pietrini. Adesso quello che possiamo avere in più è serenità. Usiamola. Pietrini batte molto bene in zona di conflitto. Milenković in assistenza per l'attacco di Boškovic, forse sfiorato dal muro. No! Ci fermiamo sulla difesa di Pietrini. Va bene, un errore di incomprensione, abbiamo ancora tanti punti avanti, non facciamoci prendere dall'emozione, esatto. Rimaniamo attente, qui aveva fatto un ottimo lavoro in difesa Pietrini. E non restituiamo fiducia alla Serbia, che in questo momento è sotto il treno. Milenković, riceve De Gennaro. Palla dietro, dai Paola, sì, il tocco del muro, il pallone che si impenna e se ne va. Fortissimo sulle mani del muro della Serbia.
ancora un altro punto tutto azzurro, il sedicesimo. Non guardare. Danesi. Pronto a fondo campo. Battuta lunga, mani aperte per Buscia. Palla dietro per Boškovic, Murata, pallone morbido. Popovic sempre verso la sua opposta che sceglie il pallonetto, non ci arriviamo per poco. Si è quasi rifugiato in questo pallonetto, ha sempre attaccato e ovviamente ci spiazza completamente la difesa con questo pallonetto incrociato. Sta tentando altre soluzioni Boškovic, visto che la stiamo prendendo e toccando sempre a muro. E attenzione al pallonetto incrociato, perché ieri l'Olanda ci ha dato un po' di fastidio nel terzo set con quella palla. Popovic però sbaglia anche in questo giro, quindi non c'è possibilità per la Serbia di ottenere pericolosi punti break. La Serbia davvero che sta faticando tantissimo. E mi fermo qua. Egonu. No, non fermiamoci. Dobbiamo andare avanti ancora. Buona battuta di Paola. Bene però anche Popovic in ricezione. A occhio al muro su Rasic, che graffia appena il pallone. E il break ulteriore lo facciamo noi. E arriva dall'assistenza su questa giocata veloce al centro di Malinov. Perfetta la sua posizione. Rivediamo qua. 7 e arriva il block proprio di Malinov. E Gonu! Ace, ace, ace di Paola. Adesso diamolo un'occhiatina, dai, perché quel più 11 mi piace assai, Giulia. Marco, rimango in silenzio, davvero ho un'emozione dentro, un'adrenalina allora, incredibile. Carica, carica le pile sull'altro ace di Paola, 20-28, stiamo trattando la Serbia a pesci in faccia in casa sua. Sì, e soprattutto stiamo ridando quello che ci era stato dato a Tokyo in quel quarto di finale. Grande Giulia per questo ricordo. Dai Paola, una forte, una corta, due ace. Di nuovo forte e un altro ace. Io non ci posso più credere, io non ci posso più credere, Giulia. Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? No, indescrivibile, indescrivibile. Un blackout completo da parte della Serbia. Non le stiamo più facendo giocare, non le stiamo più facendo vedere palla. 21-8. E Gonu, altra palla corta, Popovic, Ognjenović, tocchiamo ancora, ricostruiamo, Malinov, Silla, ma chi ci tiene più? Silla! Un grandissimo attacco da parte della nostra Mirjam Silla, staccatissimo il muro della Serbia. Serbia che davvero sta facendo una fatica incredibile, non sta capendo più niente. Ancora Gonu che sta cambiando ogni tipo di battuta possibile, altra sassata questa volta su Milenkovic e sbaglia anche Boškovic. La Serbia non è più in campo, andiamo fino in fondo, non fermiamoci, spingiamo, spingiamo. Marco, lasciamelo dire ora, 23-8, 23-8. Cantamelo Giulia, ti prego, cantamelo. 23-8. Che meraviglia, che suono splendido. E Gonu. Sì, su Popovic. Ognjenović, l'attacco forte, brava Elena che ci crede fino alla fine. Miriam, vabbè, dai, dai Miriam, dai, va bene. Ha fatto scendere questo pallone. Mi sembra che abbiamo un vantaggio abbastanza ampio. Sì, dai. Per permetterci questo tipo di errore. Ti ricordi cosa disse il presidente Pertini ai mondiali dell'82 dopo il 3-1 dell'Italia sulla Germania? No, suggeriscimelo. Te lo dico dopo. Chi ci ascolta è qualche annetto lo sa. Batte Boškovic, ricezione di Pietrini, deve correre Malinov, aggiusta il pallone per Egonu, difesa di Milenkovic con Ognjenović ancora per Boškovic che si rifugia in un pallonetto. C'è Lia, poi Miriam che attacca, viene chiamato l'out, peccato, non è convintissima Silla che si mette le mani nei capelli. No, però Egonu molto convinta di questo out, però viene chiamato comunque un challenge. Sì, chiamiamo comunque il challenge. Che ci serve per provare a scaricare un momento l'adrenalina che ci sta travolgendo in questo finale di partita clamoroso. Rivediamo. È fuori. Fuori abbondantemente questo attacco. Va benissimo così. Sì, sì, possiamo non è un assorbirlo. Problema. Possiamo assorbirlo. Vediamo il servizio di Boškovic.
che appunto da un po' di tempo ha rinunciato al salto spin e prova una float molto lontana dal campo, anzi in questo caso una salto float. Brava Elena che ci arriva. E Gonu, qui le scappa proprio la pilone dalle mani. Calma, sì. Sangue frio. Ovviamente Marco, ti posso assicurare che le emozioni provate in questo secondo dalle giocatrici sono incredibili e ovviamente ci sta purtroppo commettere errori banali così. Va bene. Boškovič. Palla dietro. Egonu la schianta. Dillo tu, terra. Marco, dillo tu. Ci abbiamo 13 match ball per portarci a casa l'europeo. E questo che ti devo dire, Giulia, te lo dico. 13 match ball per portarci a casa l'europeo. 13 match ball. 13. E ci sarà da spendere tante parole per queste ragazze. Miriam Silla. Battuta a spiovere. Alzata. Occhio alla copertura. Ci arriviamo. Silla. Prova a forzare. Cosa dice l'arbitro? In 25-11, 25-11, siamo campionesse, campioni d'Europa. D'Europa, che meraviglia, che squadra fantastica. Io non ho quasi davvero più voce e non ho più parole per dire cosa ha fatto questo gruppo. Uscito sotto le critiche, anche giuste, ma a volte no, a volte esagerate, troppo pesanti, esagerate. Dopo le Olimpiadi invece si è ricostruita, è ripartita, è venuta qui a dettare legge in casa della Serbia, 3-1, 24-26, 25-22, 25-19 e un 25-11 che va negli annali della nostra pallavolo, Giulia. E sono contentissima che quest'ultimo punto l'abbia fatto Miriam Silla. Per lei molta difficoltà durante l'Olimpiade, un infortunio, ieri uscita dal campo. Brava Miriam Silla, brave tutte le ragazze che si sono rialzate quando non era per niente facile e quest'oro davvero se lo meritano con tutto il cuore. Dopo il 2007, dopo il 2009, firmato da due gruppi straordinari, anche questa Italia mette la firma sul campionato europeo. Lia Malinov, Alessia Orro, Cristina Crichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Alessia Mazzaro, Elena Pietrini, Miriam Silla, Sofia Dodorico, Alessia Gennari, Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale, Paola Egonu, Silvia Nuacalor e naturalmente Sara Farr, perché c'è anche lei a vincere questa Coppa insieme a noi, insieme a questo gruppo, con Davide Mazzante alla guida, Matteo Bertini, Simone Bendandi, Luca Pieragnoli, il medico Alessandro Favoriti, il fisioterapista Andrea Marconi, il preparatore Alessandro Mattiroli, lo scoutman che ci ha tanto anche aiutato Massimiliano Taglioli, il team manager Marcello Cappucchio, la detta stampa Eleonora Olivi, un grande gruppo che ha portato l'Italia a uno grande risultato. Sono, penso come tutte le ragazze, incredula di quello che hanno fatto. È stato un gruppo fantastico, perché davvero Marco, le lacrime che ci sono state dopo Tokyo, il sapersi rialzate, delle critiche esagerate, una pressione messa proprio che sono riuscite a gestire e quest'oro se lo meritano tantissimo. Davvero da parte nostra un grandissimo complimento a tutte le ragazze e a tutto lo staff per quello che hanno fatto. Ragazze e staff, siete storia. È una foto bellissima quella che adesso viene immortalizzata di questo gruppo che ha vinto il campionato europeo. E giustamente anche la maglia di Bosetti. Noi ci fermiamo per un pochino, diamo la linea allo studio, poi naturalmente ci cominciamo a preparare per la premiazione. Se riuscissimo, non possiamo purtroppo garantire, a portare Mazzanti, come già è successo in precedenza, ci proveremo senz'altro, ma stanno sistemando delle transenne che purtroppo mi danno poca fiducia. Comunque, intanto, linea allo studio, perché è giusto anche sentire la gioia di Jacopo Volpi e Consuelo Mangifesta, e poi si ritorna a Belgrado per sollevare quella coppa, alziamola ragazze!